Da dove venite? Da Taranto. Come mai a Matera? Beh, Matera, diciamo, è un posto che adesso va di moda, certo, no? Per la nomina capitale della cultura. Poi anche perché io sono della provincia di Matera originario, ma non c'ero mai stato, quindi era un'occasione questa per avvicinarci. Avete incontrato qualche difficoltà per raggiungere Matera? No, assolutamente. Diciamo che le strade non sono sicuramente il meglio, perché andrebbe rifatto il manto stradale, soprattutto il percorso che abbiamo fatto noi, la strada per Altamura, però non eccessivamente. Traffico in città? Traffico in città oggi non tanto. Abbiamo anche avuto la possibilità di parcheggiare abbastanza agevolmente, quindi certo con un afflusso di persone notevole come si prevede, probabilmente creare delle aree di parcheggio sarà necessario. Hanno visto Matera in televisione, allora oggi c'è abbastanza affluenza. Perché fa freddo al mare? Da dove vengono? Beh, da tutte le Puglie, vengono anche i pullman di tedeschi, giapponesi, stanno arrivando in molti gruppi, anche italiani. È uno spettacolo della natura, eh? Qualcosa di speciale. Bello proprio, bello, bellissimo, mai visto una cosa esemplare. Cosa vi ha colpito di più? Il paese, la città, gli scarsi, il sassi. Il paesaggio è speciale. È la prima volta che venite a Matera? Sì, prima volta. Siete venuti in pullman? No, con la macchina. Nostra. Avete avuto difficoltà a raggiungere la città? No. Sì. Parcheggio? Garage. Ottimo. Tutto bene. Siamo rimasti contentissimi. Noi dobbiamo essere contenti del ristorante.